è guarito, il Milan domina il Venezia finora 4-0, è un Milan che ha fatto un primo tempo sublime. Como, Venezia, Como, Bologna finisce 2-2, il Como non sa più vincere, ma soprattutto il Bologna dello scorso anno che fine ha fatto? Punto interrogativo. Voi nel frattempo iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così non vi perdete niente. Continuate a supportarci con i mi piace, i commenti e le iscrizioni. Per voi è tutto grazie, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo come canale, più portiamo contenuto, più portiamo nuovi format, ma soprattutto possiamo portare qualche ospite, possiamo fare qualche live. E come sapete, a me non mi piace fare un monologo, io voglio fare un dibattito. Però supportateci anche nel secondo canale di OneTV Extra, che parliamo di tutto lì, tranne che di calcio, nei nostri contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Allora, il Milan sta vincendo 4-0, sono nei tempi nel recupero, scusate, quale tempo supplementare nel recupero, e parleremo del Milan a fine partita. Como Bologna, un Como che ha giocato un calcio sublime, un Como che si era portato 2-0, un Como che grazie a un autogol, l'autogol di Casale e al gol di Cutrone, sembrava che potesse portare a casa i primi 3 punti. Poi ho avuto completamente, sono addormentati. I due cambi che hanno completamente cambiato la partita sono l'uscita di Daliga e dentro Castro, fuori Orsolini e dentro Iling Junior, la plusvalenza fittizia della Juve. Peccato che le plusvalenze della Juve giocano in Serie A e fanno gol, le plusvalenze della Juve giocano in Premier e fanno gol, le plusvalenze della Juve giocano in Serie B e fanno gol, altre plusvalenze si perdono. Abbiamo 3 giocatori che devono giocare a Lille e sono spariti. Casadei, grande fenomeno, non so dove gioca, però va bene così. La verità qual è? Che le plusvalenze tanto nominate alla Juve, loro giocano, gli altri sono spariti. Chiusa, aperta e chiusa parentesi. Questi due cambi hanno completamente rivoluzionato la squadra. Un Bologna più propositivo, un Bologna che forse anche aiutato da un Como che ha avuto paura di vincere la partita, perché il gol del 2-1 di Castro sono delle ribattute che i difensori del Como hanno paura di buttare in avanti. E ancora una volta pallone a Castro e fa il gol del 2-1. Ma ancora un'altra volta, un'altra giocata di Castro che lancia, che dà un pallone a Iligiuno che fa una pennellata fantastica. Complimenti al Bologna che lo prende a zero in prestito dall'Aston Villa. Però qualcuno rideva, intanto salva la partita, esordio in Serie A col Bologna e gol, esordio in Serie A col Bologna e gol, un 2-2 che alla fine non accontenta nessuno delle due. Come abbiamo detto, il campionato è lungo, c'è ancora strada, però vediamo un Como, a differenza di altre squadre, che è più propositivo, un Como che può ancora migliorare. Allora diamo tempo a Fabregas con tutto il suo entourage e con i giocatori che può fare davvero bene. Un Milan devastante. Un Milan che chiude la pratica Venezia in 29 minuti. Ma prima di tutto voglio dire una cosa. Iorone può giocare in Serie A? No. Iorone è un portiere che non può giocare assolutamente in Serie A. Signori, ah, se tu a 31 anni fai i tuoi soldi in Serie A, una domanda me la farei. Caro Iorone, non puoi giocare in Serie A. Signori, ma il primo gol, grandissima azione di Teo e di Leao. Ma l'avete visto che gol da puntini puntini è stato? Un pallone sotto le gambe che se l'è buttato il portiere dentro. Ma signori miei, cosa dobbiamo dire?
se certi portieri ancora giocano in Serie A. Quello che mi dispiace che Szczęsny si sia ritirato a 33 anni, che questo Jorone a Szczęsny non lo vedeva. Però questo gioca in Serie A. Ma stiamo scherzando. Il secondo gol di Fofanà, una ribattuta ancora Jorone guarda il cielo e gol. Terzo gol, calcio di rigore, fallaccio sempre di Jorone e è andata bene che hanno tolto la regola per l'espulsione, se no Jorone se ne sarebbe andato dopo 25 minuti. Calcio di rigore e gol. Di Pulisic, poi ennesima sciocchezza dopo 4 minuti, calcio di rigore pedata su Abraham, va proprio lo stesso, no, su Leao, scusate, va Abraham sugli 11 metri e gol del 4-0. Gol del 4-0. E signori miei, cosa volete dire? Ditemi voi cosa diavolo volete dire. A oggi questo è il livello della Serie A. Se un Venezia allenato da Di Francesco, che ancora oggi non so come Di Francesco, dopo il fallimento dello scorso anno, perché se tu hai 22 punti al giro di boa, è impossibile che puoi retrocedere, fai un girone di ritorno umiliante, umiliante, che non riesci a vincere una partita. Qualche domanda me la farei, è finita Milan 4, Venezia 0, per il momento Fonseca conserva la panchina e da qui a domenica per Milan sarà davvero una settimana piena perché ci sarà il Liverpool e poi domenica, signori miei, ci sarà il derby. Che dire, siamo di fronte a un inizio di campionato davvero positivo o negativo? Come ho detto, il Milan è guarito, punto interrogativo. Oggi ha dimostrato di essere una squadra cinica. 20 minuti e chiude il discorso. Però altrettanto vero che di fronte aveva una non squadra, perché a oggi il Venezia è una non squadra. Io prima di dire che il Milan sia guarito, voglio vedere prima la sfida contro il Liverpool e poi quella contro il Milan. Il Bologna. Ci dobbiamo dimenticare Bologna dello scorso anno, è un Bologna nuovo, è un Bologna diverso, un Bologna che ha perso Calafiore, Zirzé e Thiago Motta, un Bologna che ha fatto una campagna acquisti, signori miei, mediocre, un Bologna che a oggi deve lottare per non retrocedere, un Como che si è visto qualcosa di nuovo, diamo tempo a Fabregas di lavorare con calma, di riuscire a amalgamare tutti questi nuovi giocatori, che il Como, secondo me, ha le forze di salvarsi. Che dire, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci aspetta una settimana piena, piena, piena di eventi.